Quindi Luca, dopo la tua vittoria la settimana scorsa a Nuclear Classic, quindi Luca, dopo la tua vittoria la settimana scorsa a Braden, penso che hai preso molto fiducia in te stesso. Battere Grönvegan così era strepitoso, no? Sì, sicuramente vincere fa sempre bene, poi specialmente qua in una corsa, in una semiclassica in Belgio, fa bene al morale. Oggi per me penso che sarà un po' più dura perché sarà una corsa più controllata, non sembra esserci tanto vento, però l'idea della squadra è quella di essere davanti con me o con Arnaud, che penso che su un arrivo veramente il gruppo compatto sia più efficace, ma vedremo come andrà. Sì, perché era dura la settimana scorsa perché c'era il vento, la pioggia, invece qua passate sulle stesse strade, diciamo, e i Morren, dove ci sono di solito molto vento, però oggi non c'è vento, quindi come si può managgiare, diciamo, la gara today? Diciamo che oggi senza vento è abbastanza eccezionale per questi luoghi, perché dovremo passare anche domenica alla Gand e le previsioni mettono che sarà una giornataccia da quel punto di vista. Oggi appunto senza il vento sarà, appunto, penso che sia molto controllata, perché penso che tutte le squadre abbiano il miglior treno possibile e appunto l'arrivo a ranghi compatti sia inevitabile. Due carte comunque nell'Archea con te e Arnaud, quale sarà diciamo l'organizzazione nel finale? Beh, sicuramente su un arrivo del genere Arnaud dà molte più garanzie di me e quindi lui ovviamente sarà la carta numero uno per la squadra. Poi io proverò a essere davanti nel finale e vedere un po' come va la situazione. Mi hanno detto che nel gruppo ti chiamano il gatto proprio. Ma perché? Sì. Perché al sprint sei... Perché dicono che sia abbastanza bravo a muovermi all'interno del gruppo e per questo... Insomma, in squadra i direttori mi chiamano così. Potrebbe aiutarti per oggi, perché il finale è molto difficile, mi sa, molto pericoloso. Sì, quello sì, però la pericolosità la fanno sempre i corridori. Qua il problema più grosso è che il livello è altissimo, soprattutto di tutti gli sprinter e di tutte le squadre, e quindi ci sono 180 corridori che vogliono stare nelle prime 10 posizioni. Questo qua sarà un po' il limite della corsa. Ok, grazie, bocca al lupo. Grazie.